Pietro II Sanna, consigliere federale eletto per la terza zona, ex presidente della Sardegna. Come sono le tue sensazioni da neo consigliere federale? Le sensazioni sono che è stata una bella esperienza. Quando ci si mette in gioco bisogna sempre apprezzare chi fa questo passo, perché non si sa se quel risultato sarà positivo o negativo, per cui già di per sé è una bella esperienza, è andata bene, è andata positiva. Chiaramente questo mi soddisfa, vuol dire che c'è un certo tipo di consenso e riconoscimento nei confronti di quello che fino adesso ho fatto, per quello che mi competeva come presidente di zona. Sono consapevole e allo stesso tempo mi preoccupa il fatto, perché so esattamente cosa vado incontro e quello che è il ruolo di un consigliere federale, in quanto è un livello diverso, non dico che è meno impegnativo, ma senz'altro bisogna ragionare leggermente diversamente da quello che si è ragionato fino adesso. In zona gli orizzonti si ampliano molto di più, le competenze sono più ampie, più specifiche e più pesanti, più complete, per cui so che non sarà un quadriennio facile. La tua storia di velista, come hai incontrato la vela, cosa hai fatto da velista e come sei diventato dirigente? Allora, ne parlavo stamattina con un mio vecchio compagno con il quale ho iniziato ad andare a vela a Boso, perché essendo un paese di 10.000 abitanti sul mare, e abitando poi tra l'altro nella frazione marina di questo bellissimo paese che è Bosa, non c'erano molte alternative, quindi io giocavo a pallone, ma la maggior parte delle volte si usciva spesso anche con i pescatori che usavano ancora un tipo di vela che era la velatina, al quale io sono molto affezionato e ho fatto tante regate. Abbiamo iniziato a fare regate con barche un po' raffazzonate, poi siamo appassionati, abbiamo continuato. Chi mi ha tirato dentro questa esperienza siamo stati costituiti un circolo a Bosa, perché non c'era, ma sentiva la mancanza quando andavamo a fare regate di appartenere a un circolo che non era della nostra città. Questo è stato il motivo, il life motif che poi ci ha portato a costituire il circolo. Dopodiché il presidente Sandro Riccetto mi ha tirato dentro come ufficiale di regata, poi come comitato di zona, lì ho iniziato a impegnarmi e poi la cosa è venuta un po' da solo. Quando uno queste cose lo fa con impegno e con passione, deve essere un divertimento. In base a queste esperienze, quali ti aspetti che possa essere o quali vorresti che possa essere il tuo ruolo in questo consiglio? Beh, io non ambisco decisamente a un ruolo, io mi rimetto a quello che sarà la decisione e quello che riterrà più opportuno il presidente in base alla conoscenza personale e delle competenze che ogni consigliere ha. Io mi sono messo a disposizione, perché me l'aveva chiesto anche Francesco, di candidarmi, quindi di lavorare per dargli una mano, per cui io non ambisco a nessun ruolo, ma mi metto francescanamente a disposizione del presidente e accetterò qualsiasi incarico qualora me lo volesse dare, e chiaramente cercherò di farlo con il massimo delle mie capacità, modeste capacità, con tanto impegno e con tanta passione, senza la quale questo lavoro non si può fare. Che presidente sarà Francesco Ettore? Senz'altro sarà un presidente di svolta, perché l'hai detto tu stesso anche nei tuoi articoli, sono tante cose che urge fare, cambiamenti importanti che si sono verificati, sono manifestati in questi ultimi anni in modo particolare. La vela sta crescendo, sta andando in direzioni anche nuove e diverse, per cui le esigenze sono molteplici e occorre senz'altro intraprendere quel cammino necessario. Non dico che sarà facile e non credo, anche se spero che tutto questo potrà essere fatto, però sicuramente, però l'importante è iniziare un certo tipo di percorso, un certo tipo di cambiamento, e soprattutto la federazione deve trovare i sistemi per rendere più vicini i tesseranti, i circoli alla sede centrale. La comunicazione è forse uno degli aspetti principali che la federazione deve affrontare, a parte alcune cose fondamentali quando si parla di organizzazione della scuola di vela e altre cose che sono un po' scontate, ma forse la cosa peggiore è questo distacco
come diceva Carlo Croce oggi in chiusura, non diciamo voi, noi, no, noi.